A caccia di record va Fabio Bisi a 3 punti dai 2009 con la Tonno Callipo a disposizione, veramente una formazione come quella di Vibo ma anche quella di Padova che in questo momento possono regalare ai propri sostenitori chiaramente emozioni e soprattutto una classifica all'altezza delle proprie ambizioni. Vibo in questo momento sta soffrendo terribilmente una sorta di apatia in fase offensiva. Andiamo allora a seguire la partita di questo pomeriggio, l'anticipo della 12ª giornata di regular season. Calabria che in questo momento ha trovato il muro tale del servizio, partita che apre dunque questa giornata. Andiamo a seguire l'attacco sempre da parte di Padova, poi c'è il palleggio sempre da parte della Tonno Callipo Calabria, poi Borges viene murato, ancora Borges prova questo pallonetto, una palla che viene spinta e soprattutto di Valerio Baldovin, Nicotra, il punto direttamente dal servizio. Entra e fa quello che ha chiesto Baldovin, chiudere il set. Che servizio ragazzi, che botta! Guardate, ha cercato l'incrocio delle righe, l'ha trovato. Nicotra ha fatto quello che cercava. Ha avuto un impatto primo set, secondo set buonissimi. Attenzione Rizzo, palla in testa, Saitta arriva. Ancora Basic, spizzica il muro di Padova. Poi ancora l'attacco di Viber. Ragazzi, questo è un campione, questo mette palla a terra. Seguiamo la battuta da parte di Mattia Bottolo, eccezione di Borges, poi in torsione Saitta per Flavio 20, anche questo molto interessante, 20 anni, 2 metri e 3 centimetri, squadra alta, squadra potente, squadra che comunque riesce. Dal presidente Pippo Callipo, Cristo Candellaro, eccezione di Gottardo, sbagliata, arriva l'ace da parte di Vibo con Candellaro che fa come Nicotra nel primo set. Jess, gli schiacciatori, il libero è Rizzo, Borges al servizio, 2-1 Padova in questo terzo set. Scarica Bottolo, difesa zona di Borges, poi arriva più Basic che non chiude, ancora Bottolo, la palletta, il muro di Vibo. Ci mette una pezza Gottardo, ancora il muro di Vibo, il palleggio di Löpke in testa a Zimmermann, ancora Weber, vola Rizzo, scarica Luca Basic, il punto del 2-2, 23-17, e allora ancora Löpke scatenato in battuta, qui Borges domestica la palla, ancora Partenio, l'attacco, il muro su Borges, ancora Partenio per Borges. Palla ci sembra fuori, è così, e allora 24-17, Padova 7 set ball a disposizione. Ora c'è Nicotra, la mazzata, arriva l'ace di Alberto Pio Nicotra. Nicotra, sempre posto 5, un'altra mazzata su Gottardo, poi c'è Zimmermann per Bottolo, la difesa in tribuna di Basic, Padova vince il terzo set. Il servizio adesso c'è Bottolo, eccezione di Vibo, poi l'attacco di Borges, palla in campo sulla riga, da campione questo attacco di Borges, eccezione da parte di Rizzo, poi Saitta, bella palla per Borges, il tocco a muro di Padova, palla sporcata. 23-24, proprio Saitta il capitano al servizio. Eccezione di Bottolo, ancora Zoppellari, l'attacco, la parata di Rizzo, poi Saitta, serve Borges, il punto del 24-24. Servizio di Saitta, eccezione di Löpke, attacco ancora del canadese in campo, il punto così pulita. Il servizio di Padova, poi a Carponi ci arriva la ricezione di Vibo, non chiude Bisci, Bottolo, poi l'attacco di Löpke, il punto che manda Padova e Vibo alla tie break. Dei
giocatori in maglia giallorossa. Borges 9-8 Vibo, sezione di Bottolo attivissimo anche nella fase di seconda linea, poi Borges, Candellaro per Basic che non chiude ancora, Zimmermann, arriva il murone di Candellaro! Sezione di Bottolo, ancora attacco di Weber, palla che va fuori, non c'è alcun tocco. Posto 1 Borges, l'Eis del brasiliano, 12-8! Vediamo come la gestirà al servizio il palleggio di Löpke, poi l'attacco di Weber, il murone, il super muro! Palla importantissima per Padova, la ricezione di Borges, palla in testa, saetta dal centro, chiude Flavio, chiude la partita, 15-10, e la Tonno Calipo Calabria, Vibo Valencia vince 3-2.